Simone Spinazzi, Libera Sonum Ensemble da Urbania. Siamo rimasti, dicevo prima, con alcuni dei tuoi coristi sbattezzati. Cioè, veramente sorpresi e piacevolmente. Una lieta sorpresa sentirvi. Un gruppo di 9 persone che però riesce a esprimere un suono veramente importante. Raccontaci qualcosa, ecco, della vostra esperienza. Grazie dell'apprezzamento innanzitutto. Voglio dire che questo è più un ensemble vocale che un coro, però noi tutti veniamo dall'esperienza del coro grande, associativo. Io ho il coro di Urbania, un altro corista ha il coro di un altro paese, Mercatello sul Metauro, e alcuni sono coristi dei nostri cori più grandi. Con questo ensemble abbiamo cercato di tracciare un percorso più specialistico per realizzare dei progetti particolari, come per esempio questo chorus ha comportato uno studio particolare di un repertorio finalizzato appunto al ruolo di coro laboratorio. Questo era l'obiettivo, penso questa sera io sono molto contento, al di là della nostra esibizione che può, anzi sicuramente ha avuto grossi limiti, però c'è stata l'empatia con l'allievo, questo a me è piaciuto molto, quindi l'obiettivo è raggiunto. Poi abbiamo fatto altri progetti, questo gruppo in realtà è nato per realizzare un progetto molto sperimentale sulla ricerca tra suono e voce, cioè tra suono e movimento del corpo, e abbiamo collaborato con una coreografa, Maria Francesca Guerra, in uno spettacolo che si chiamava Coreofonia. Dopo, da quell'esperienza abbiamo cercato di continuare proprio con l'obiettivo di realizzare delle cose specialistiche dove ovviamente bisogna impegnarsi anche al di fuori del coro grande, diciamo. Quindi siamo molto soddisfatti e siamo molto contenti di essere qui e di aver dato il nostro contributo a Ozzano in campo, insomma. Grazie, perché insomma, è reciproco, veramente anche noi siamo molto contenti. Simone, peraltro, conosciamo bene anche le sue qualità come di canto armonico. Ecco. E nella tua esperienza, ecco, quando ti sei sviluppato questa tecnica, ti abbiamo sentito anche durante il brano di Pierpaolo. Sono stato precettato. Per non dimenticare, è stato precettato, abbiamo sentito questo contributo. Volevo, ecco, chiederti come entra questo discorso del canto armonico anche nella preparazione dell'ensemble, perché secondo me mi sembra di percepire che ci sia un lavoro in questa direzione. Sì, sicuramente, senza entrare in un dettaglio troppo tecnico, la percezione, la capacità soprattutto di percepire l'armonico eleva la capacità del cantore in modo automatico, l'attenzione, la cura della propria voce, soprattutto la consapevolezza del proprio suono, quindi come interagire, come plasmare il proprio suono. Quindi al di là dell'effetto, magari della possibilità di implementare questa tecnica che sicuramente è molto affascinante, di grande effetto, ma in realtà l'obiettivo, soprattutto quando si realizza musica corale, musica d'ensemble vocale, è proprio quello di saper lavorare, di come scolpire il proprio suono, andando ad interagire sulla serie degli armonici, sapendo come in qualche modo intervenire, come strutturare il proprio suono. Quindi questo è colto bene, perché anche nelle tecniche di riscaldamento l'utilizzo degli armonici secondo me può essere uno strumento molto valido per affinare l'intonazione, affinare il suono, insomma. Poi è un percorso che non finisce mai, l'abbiamo iniziato, vediamo, insomma. Infatti credo che il bello del lavorare con i cori sia proprio intraprendere questi percorsi, no? Queste strade che ti portano poi a scoprire sempre qualcosa di nuovo, mettere insieme pezzi di repertorio che servono, diciamo, a costruire e far crescere, certo, il coro e il direttore col coro, insomma. Sì, assolutamente, d'accordo. E tra l'altro, ecco, secondo me questa è stata una serata molto speciale, perché finalmente, cosa che non è sempre, non per fare polemica, ho visto cori che hanno ognuno il suo percorso veramente ben a fuoco, ed è un piacere condividere diverse esperienze, perché poi ci si influenza a vicenda, e questo è fondamentale. Quando vedi dei cori, io li chiamo cori in movimento, mentre a volte purtroppo accade di trovare, per tanti motivi, degli ensemble molto statici che probabilmente dopo 20 anni canterebbero la stessa cosa. Questo è molto importante, tracciare un percorso. Poi può essere un percorso a 360 gradi, cioè ognuno sceglie la sua strada, i suoi tempi, non è importante, però l'importante è avere una direzione da seguire, insomma. E questa sera mi sono trovato in paradiso, devo essere sincero, con amici, grandi cori, anche sorprese. Complimenti al tuo coro, perché
nonostante la matrice parrocchiale che ha sempre questa accezione erroneamente no, negativa, coro liturgico. In realtà ho trovato una formazione questa di Ozzano, vi faccio veramente grandi complimenti, con un gran bel suono, una gran bella identità, gran bel repertorio. Quindi continuiamo così, che dire, il coro ridice non diciamo niente perché ormai lo sappiamo. Quindi è stata sicuramente una bella serata di condivisione, di idee musicali, ecco. Sono molto felice. Grazie Simone, anche perché un po' uno dei nostri obiettivi, oltre a fare questo percorso, è anche sfatare un po' questo logo comune, esatto, no? Del coro parrocchiale, esatto, come coro da un tanto al chilo, ecco, invece esatto. Vorremmo provare di elevare un pochino questa... Ci sta riuscendo alla grande, sicuramente, guarda, sicuramente. Quindi dai, diciamo che in questo percorso faremo ancora un pezzo di strada, poi ci ritroviamo a verificare, no? Assolutamente, assolutamente, saremo in prima fila a tutti. Grazie Simone. Bene, grazie a voi. Bene.